San Marsala questo concerto di Daniele Silvestri per finanziare gli scavi a Mozia, la fondazione, il museo, un po' tutta l'attività di questo posto bellissimo e a volte un po' dimenticato. Questo è il frutto di un'altra delle nostre, questa volta insieme all'Università della Sapienza, col professore Nigro. Abbiamo ingaggiato Silvestri per le amicizie trasversali che aveva lui e poi di conseguenza con me. Ovviamente chi mi conosce, quando mi chiedono qualcosa, non mi tiro mai indietro. Questa era una sfida, perché allestire una situazione così a basso impatto ambientale all'interno di un sito archeologico, e ringrazio la sovrintendenza, al riserva naturale Rossagnone, in questo caso dottor Fiorentino, dottor Saggio, il nuovo sovrintendente, ma tutti quelli che hanno fatto questa cosa, anche la Fondazione Vitagra che ci ospita, e l'obiettivo è quello di portare il nome di Mozia sicuramente un po' più in là. Mozia è conosciuta, viene visitata 90.000 persone l'anno, e il record, il nostro obiettivo è portarla magari per il prossimo anno a 120.000. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Questo l'abbiamo classificato come prolungamento della notte bianca, perché è una sorpresa che dovevamo fare per il 21, ma non ci siamo riusciti, lo stiamo facendo qui a Mozia. I moziesi, tutti i ragazzi di Mozia hanno contribuito a questo evento, e poi quando vedete il concetto e l'immagine diciamo: com'è possibile all'interno di una realtà avere questa efficienza, con 4 medici, con i sanitari, con tutta la sicurezza. Ringrazio tutti veramente quanti ci hanno aiutato. Io sono qua, Proco 2.0, Fondazione Vitagra, La Sapienza, Daniele Silvestri. Teatro. Lo so, ti sembro strano, ma sono gli anni, il vino, la miopia, che poi non è che beva molto, e qualche volto ancora lo ricordo. Siamo riusciti a concordarci per questa data, che era per me perfetta, perché mi sono permesso il lusso di estendere l'invito a tutti i musicisti. E quindi siamo venuti tutti qua, tutti per il puro piacere di esserci, di contribuire in qualche modo, in misura magari minima, però credo che a loro interessi non solo raccogliere qualcosa, ma anche raccogliere voi, no? Avere un po' di attenzione su questo sito, che è particolarmente interessante da tutti i punti di vista, ma anche per come è stato affrontato, per come soprattutto in questi ultimi anni, quando la gestione, diciamo, degli scavi, della parte archeologica è passata in qualche modo nelle mani di Lorenzo e di tutta l'equipe, tutto il team che è bello ingente, e hanno cominciato a trovare di tutto, a scavare di tutto, a ricostruire la storia di questo posto in una maniera affascinante. Lo dico perché ogni volta che ci incontriamo Lorenzo mi riempie di particolari aneddoti, racconti di ciò che sono riusciti a ricostruire, di tutto quello che succedeva da queste parti circa 3.000 anni fa. Ed è una storia molto affascinante, così come è bello che posti del genere siano un concentrato così forte di storia da una parte, natura, paesaggio, mare. È davvero uno dei posti più belli in cui mi sia capitato di stare, e in fondo è a 2 metri dalle nostre case, no? Quindi è particolarmente significativo. Brevemente un bilancio su questo primo anno della Proco 2.0 a Marsala. Si è aperto con Babbo Natale e ci ha portato tanti regali. Si chiude con Mario Natale, no scherzo. I regali sì, noi con Leo Orlando, insieme a tutto il sistema della Proco 2.0, sicuramente abbiamo diversi obiettivi. È sempre là, torniamo a parlarne sempre, dobbiamo promuovere esclusivamente la città di Marsala, dalla piccola festa fino ad arrivare a un evento come questo, che secondo noi a livello nazionale ci invideranno tutti col senno di poi. Quest'anno abbiamo avuto Silvestri. Vi dico solo che questa sera è per noi una prova, che vi posso dire, un ennesimo esame che abbiamo, perché l'obiettivo sarebbe quello di portare ogni anno il 27 d'agosto, comunque in questo periodo, un artista nazionale o internazionale che ci possa aiutare a valorizzare Mozia. Ci siamo riusciti con Silvestri, grazie al professore Nigro, sicuramente ci stiamo casando, ci sono casati tutti, quindi io farò delle immagini grazie a voi, lavorerò con i droni, vediamo cosa riusciamo a confezionare, un prodotto che sicuramente deve essere lanciato in un progetto che non vi annuncio, ma vi dico che stiamo cercando di andare a vendere il brand Mozia associato alla città di Marsala, senza dubbio che siamo a Marsala. Quindi Proloco 2.0, c'è un altro evento che faremo, non lo dobbiamo fare, ma lo faremo a breve e vi farò sapere qualcosa. Io devo ringraziare tutti i media partner che ci hanno assistito e che sono presenti qui questa sera, nella speranza che il concetto sia di vostro gradimento. Gli avvocati, i senatori, i passinari, gli impiegati, i baristi, gli artigiani, i rigattieri, i poliziotti, i cravattari, le puntane, le 2000 puntamenti per le strade, per le raccontare.
posso contribuire lo faccio volentieri. Questo, ripeto, è un esempio abbastanza eclatante di quanto abbiamo, senza probabilmente saperlo o senza rendercene conto più di tanto. D'altronde ho molti amici da queste parti e non tutti sanno di Mozia o sanno realmente cos'è, e forse neanche tutti ci sono stati, pur essendo siculi, per esempio. Però poi, se il discorso lo estendiamo al territorio nazionale, di esempi purtroppo negativi se ne possono fare davvero tanti, senza per forza nominare Pompei, che magari è l'esempio principale che può venirci in mente, però di come siamo spesso incapaci prima ancora che ciechi, perché a volte le istituzioni ci provano anche, ma non lo fanno seguendo gli iter giusti o comunque non affidandosi magari alle competenze giuste prima di tutto, e soprattutto come se fosse un po' un dovere, anche un po' una rottura di scatole, no? Perché la storia in fondo è qualcosa con cui dobbiamo avere per forza a che fare, ma se ne potrebbe fare a meno. Invece non è così, non è così, tanto perché posti come questo ci raccontano tanto del nostro passato, e non solo nel senso per capire chi siamo, e anche quello è importante, perché quello che siamo è frutto anche di ciò che siamo stati, ma anche per capire che ci sono civiltà che hanno preceduto la nostra, che hanno fatto scelte diverse dalla nostra. Questo territorio qui, per esempio, è un territorio che forse meglio di ogni altro ci spiega che l'integrazione tra le razze, tra le culture, tra le religioni ha funzionato. Nel passato ha funzionato ed è stato anche quasi uno strumento non di conquista, ma appunto di diffusione. E di diffusione di popoli e di diffusione e scambio di cultura. E qui, ripeto, tutto ciò è dimostrato scientificamente, non è una teoria, sono i fatti che lo dimostrano. Anche questo serve, credo che serva a farci crescere. E in più quello che si vede qua è meraviglioso, tutto meraviglioso, dalla natura, ripeto, a quello che gli scavi ci raccontano. E qui sono gestiti in una maniera giusta, ti invitano a leggere, a capire, sono fatti in un modo che in qualche modo segue l'impulso, l'istinto che in fondo abbiamo tutti, che è la curiosità vera. Non c'è niente di palloso qua, c'è solo davvero il fascino, la fascinazione. Una sola domanda: premesso che ogni artista persegue una mission interiore, in 25 anni di attività qual è il messaggio che ho voluto lanciare attraverso i tuoi brani? Questa è la domanda più difficile che mi puoi fare, perché in realtà non ho questa ambizione di avere chissà quale messaggio da raccontare, semmai tanti messaggi, oppure se vogliamo metterli tutti insieme. Ho sempre cercato di essere il più possibile sincero nelle cose che scrivevo, siccome per la sincerità passa pure per il mostrare le proprie debolezze, che spesso sono debolezze condivise, porre dei dubbi e delle domande e ogni tanto gridare lo sdegno per qualcosa. Se c'è un filo conduttore di questi 25 anni è stato il cercare di mettermi a nudo, quindi, ma non perché sia così interessante vedermi nudo, ma perché credo che sia un dovere quello di essere sinceri nelle cose che si scrivono e che si provano a dire agli altri. Tutto qua.